La concertazione è stato uno dei metodi che il nuovo sindaco Luca Serfilippi ha assunto per avere un rapporto con la cittadinanza. E uno dei primi incontri che ha fatto l'ha fatto ieri con i commercianti di Piazza Andrea Costa. Sindaco, che cosa ha concordato con i commercianti di Piazza Andrea Costa? Sì, è stato un incontro molto costruttivo e li ringrazio, tutte le associazioni di categoria, i commercianti, le attività economiche presenti. Questo è un cantiere problematico perché da mesi sono ostaggio di fatto del cantiere, tutte le attività economiche, ed era prevista la chiusura per circa 2 mesi del mercato del pesce. Quindi siamo riusciti, modificando il progetto, quindi senza andare a rompere il selciato, il pavimento, ma con una pulizia approfondita, ad evitare la chiusura. Quindi all'interno del mercato del pesce abbiamo concordato che verrà rifatto l'intonaco dei muri, verrà rifatta l'illuminazione e successivamente verranno rifatte le fontane. Un'opera che non era prevista nel progetto ma che dovremo finanziare saranno i cancelli, perché io non tollererò più situazioni di abusivismo e di quello che abbiamo visto in questi anni all'interno del mercato del pesce. Sindaco, qui siamo nella zona che è stata già scavata e che è quasi al termine dei lavori. Quando si potrà utilizzare questa zona da parte degli ambulanti, da parte dei commercianti? Allora, noi abbiamo deciso in questa zona di sospendere i lavori e riaprirla fino a metà settembre. Da metà settembre inizieremo la posa del selciato e quindi a metà ottobre riapriremo completamente la piazza. Studieremo insieme a loro naturalmente se riaprirla come parcheggio oppure se permettere agli ambulanti che sono stati spostati in questi mesi a rientrare qua la mattina, soprattutto qui c'è un mercato di tutti i giorni che avviene, quindi dovranno essere spostati qua, però il pomeriggio potrebbe essere utilizzata sia per chi ha ad esempio i tavolini e le sedie di continuare a installarli anche d'inverno, oppure a parcheggio, ecco. Quindi bisognerà concordare con loro la migliore strategia anche per il futuro. Ecco, nel frattempo qui c'era un piccolo ristorante, là c'è una pizzeria. Questi potranno mettere fuori i tavolini presto? Subito, nel senso che già tra 10 giorni daremo l'autorizzazione per installare tavolini e sedie, in modo tale che loro che hanno subito maggiormente i danni di questi mesi potranno ritornare a lavorare in maniera serena. E poi si comincia a scavare in un altro settore della piazza, quello che va dalla pescheria fino a via Montevecchio. Lì i lavori quando inizieranno? Allora, i lavori inizieranno subito dopo, quindi tra 10 giorni. Per noi è importante continuare a scavare perché ci dicono che potremmo trovare qualcosa di molto interessante. Quindi noi siamo per tutelare l'arte, la cultura, quindi vogliamo verificare che cosa c'è sotto. Si potrebbero trovare delle cose molto interessanti. Sindaco, l'esito degli scavi archeologici che è stato acquisito, come verrà valorizzato, come verrà utilizzato? Ai fini anche turistici, culturali del comune? Beh, dipende che cosa troveremo sotto. Io sono sicuramente, se ci saranno degli scavi importanti, adesso non dico che troveremo la basilica, valuteremo insieme che cosa ci, in base a quello che ci sarà, se ricoprire dopo aver messo in sicurezza i ritrovamenti oppure se valorizzare quello che troveremo sotto.